Quando si deve acquistare uno smartphone ci sono sempre mille variabili da tenere sotto controllo. Una, la più importante, è il prezzo che si può spendere. Questo è il Redmi Note 9. In questa recensione completa voglio raccontarvelo per filo e per segno, ma prima di cominciare vi do un consiglio: spendete bene i vostri soldi. Redmi Note 9, ve lo dico subito, è uno smartphone abbastanza grande e abbastanza pesante, complicato da usare con una sola mano. Sia il frame che la back cover sono realizzati in plastica. Proprio la plastica utilizzata per il retro dello smartphone garantisce un grip abbastanza buono. In confezione però troviamo anche una cover in silicone che aumenta ulteriormente la facilità di utilizzo con una sola mano. Sul retro troviamo un comparto lenti dal design unico, veramente. Ad oggi soltanto la nuova gamma Redmi ha optato per una soluzione con questo modulo fotografico quadrato, posto centralmente con le quattro fotocamere poste al suo interno. E poi subito sotto troviamo il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Sul fronte invece trova spazio il grande display interrotto solo dal foro in alto a sinistra contenente la fotocamera anteriore per i selfie. I bordi attorno allo schermo non sono purtroppo tra i più ottimizzati sul mercato, ma facendo riferimento alla fascia di prezzo a cui appartiene, direi che possiamo accontentarci. Attenzione a scegliere la colorazione se volete acquistare questo smartphone. Ce ne sono due, una denominata Forest Green, che è verde, semplicemente. Questa in recensione è denominata Midnight Grey, ma cioè veramente è palesemente blu. Ok, il retro in plastica, ma i giochi di luce che garantisce questa back cover sono molto 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 carini. C'è veramente da ammetterlo. Il display di Redmi Note 9 poi è un pannello LCD da 6,53 pollici in risoluzione Full HD Plus in 19,59, con protezione Gorilla Glass 5. Che dire, la luminosità massima è nella media, così come la qualità generale del pannello, anche se i bianchi, secondo il mio gusto, tendono un po' troppo al celeste. Insomma, un pannello sufficiente, buono, il quale permette di guardare video e serie TV senza grossi problemi. Sotto al cofano di Redmi Note 9 trova spazio un processore MediaTek Helio G85 affiancato da una GPU Mali G52 e purtroppo solo 3 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna poi è da 64 GB, espandibili tramite microSD fino a 512 GB. Mi dispiace dirlo, ma secondo me siamo abbastanza lontani dalla definizione di Best Buy per quanto riguarda questo prodotto, come è stato poi un Best Buy il Redmi Note 8, perché ha veramente venduto un sacco. Però ad oggi, in questo preciso momento storico, a 199 euro, che è il prezzo che costa questo Redmi Note 9, ci sono delle alternative altrettanto valide sul mercato, se non un pelino migliori. Il processore in questione non brilla in performance, probabilmente una variante Snapdragon e almeno un giga aggiuntivo di RAM avrebbero reso questo Redmi Note 9 molto più appetibile, in quanto, come vi ho già detto, la fascia di prezzo d'appartenenza trova alcuni rivali proprio con queste caratteristiche. Tutto sommato, parlando di prestazioni, non possiamo lamentarci troppo, non possiamo non ammettere che qualche rallentamento e qualche bug durante il periodo di test lo abbiamo riscontrato. È possibile sfruttare lo smartphone per delle sessioni di gaming leggere, anche se nei titoli più pesanti, come ad esempio ormai il classico Asphalt 9, i dettagli non sono al massimo. Per chi se lo stesse chiedendo, il sensore di prossimità ha ancora qualche problemino. Durante le chiamate, se tenete il telefono un pochettino spostato dall'orecchio, assolutamente nessun problema. Per me non è un problema perché è mia abitudine stare col telefono un pochettino staccato dalla faccia in fase di chiamata. Ma per chi utilizza il telefono molto vicino alla faccia, c'è la possibilità che con la guancia si vadano a far partire funzioni indesiderate. Io spero veramente che Xiaomi, Redmi, insomma, risolvano al più presto questo problema su i loro prodotti. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, però,
funziona benissimo. È un sensore fisico, l'abbiamo visto prima, posizionato sul retro dello smartphone. L'ho trovato un po' difficile da raggiungere, ma soltanto perché è perfettamente a filo con la scocca e al tatto non è semplicissimo da individuare. L'avrei preferito magari un pochettino più scavato, però vi ripeto, funziona bene, sblocca il telefono praticamente sempre. Ormai lo sappiamo, il comparto audio sugli smartphone Xiaomi, Redmi, ovviamente, è la stessa cosa, è molto curato. C'è un piccolo ma: l'audio qua è soltanto mono, sia chiaro. Si sente molto bene, il volume è sempre molto alto, anche se spinto al massimo non distorce troppo, è comunque molto molto ben bilanciato ed è sfruttabile senza alcun tipo di problema. L'audio in chiamata invece è veramente perfetto, ci sentono sempre benissimo, anche noi sentiamo l'interlocutore senza il minimo problema, però come vi dicevo prima, a questa fascia di prezzo appartengono dei rivali che offrono qualcosina in più, appunto, come ad esempio un comparto audio stereo. È ovvio, può essere una caratteristica che non fa la differenza nel momento in cui andate ad acquistare uno smartphone, però comunque siamo qui per questo e mi sembra doveroso informarvi che volendo su questa fascia di prezzo trovate anche i prodotti con l'audio stereo. Presente il WiFi ABGN, l'ingresso USB-C 2.0, il jack da 3,5 mm, abbiamo il GPS, Galileo, GLONASS, il Bluetooth 5.0 e dulcis in fondo anche il chip NFC per effettuare pagamenti dallo smartphone. Per quanto riguarda ulteriormente il comparto connettività, ovviamente non è uno smartphone 5G, ma ad agganciare il 4G Plus LTE veramente zero problemi. Anche con il WiFi si è sempre comportato benissimo, ma ormai lo sappiamo, è una prerogativa degli smartphone Xiaomi. Sotto il punto di vista delle connettività, veramente non hanno nulla da invidiare a nessuno. E finalmente su un prodotto di fascia medio-bassa arriva anche il chip NFC. Era veramente ora. A bordo del Redmi Note 9 troviamo la MIUI 11 basata su Android 10. Al momento della recensione, le patch di sicurezza sono aggiornate a maggio 2020. La MIUI 11 la conosciamo bene ormai, no? Presenti le classiche gesture sullo schermo intero, la Dark Mode, la schermata benessere digitale e la feature sempre molto apprezzata, secondo me, del secondo spazio. Questo Redmi Note 9 verrà sicuramente aggiornato alla MIUI 12, che sicuramente ormai lo sapete, qualche tempo fa ho realizzato un focus completo di tutte le novità che porterà questo nuovo aggiornamento rispetto alla MIUI 11. Lato software, però, voglio un pochettino bacchettare Xiaomi Redmi, perché all'accensione di questo Redmi Note 9 ho trovato veramente un sacco di applicazioni inutili preinstallate. Ho provato diversi smartphone di questa azienda e è la prima volta che ne trovo così tante. Addirittura c'era eToro, dei giochi veramente inutili che probabilmente nessuno scaricherebbe mai. Facebook, Netflix, Amazon, tutto già preinstallato. Ok, magari Facebook, Netflix e Amazon può essere comodo trovarli già di default, perché tanto comunque bene o male alla fine l'utenza media poi andrebbe a scaricarle in secondo tempo, ma veramente dei giochi totalmente inutili, eToro per roba di finanze, eccetera. Ovviamente sono andato a disinstallarle immediatamente, non c'è alcun tipo di problema, però comunque mi sembra abbastanza inutile andare a inserire delle applicazioni preinstallate di quel tipo. Se il comparto hardware di questo Redmi Note 9 non mi ha fatto impazzire, posso dire però che la fotocamera è veramente buona per la fascia di prezzo d'appartenenza. Troviamo infatti una fotocamera frontale da 13 megapixel f2.25 e una quadrupla fotocamera posteriore, come abbiamo visto prima. Lente principale da 48 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel, un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel e una camera macro sempre da 2 megapixel. Sulle foto in condizioni di luce ottimali non ho, vi ripeto, nulla di negativo da segnalare. Tutti gli scatti hanno sempre un buon quantitativo di dettaglio, specialmente con il sensore principale. L'HDR poi funziona bene e anche i selfie mi hanno convinto, facendo sempre riferimento alla fascia di prezzo a cui appartiene questo smartphone. Appena la luce cala, però, cala drasticamente anche la resa finale dello scatto. Vi consiglio di sfruttare la modalità notte per le foto con poca luce, perché comunque funziona abbastanza bene. Per quanto riguarda i selfie, anche con poca luce sono abbastanza buoni, niente da segnalare. Adesso vi lascerò in sovraimpressione anche un test video fatto da questo Redmi Note 9, ma vi anticipo che purtroppo i video sono veramente
veramente sottotono, c'è sempre una perdita di messa a fuoco troppo pesante, un effetto rimbalzo quando si passa da un punto all'altro. Insomma, vi lascio ai sample così potete giudicare direttamente voi. Video test 1080p 30fps da Redmi 9 e anche la sua qualità massima. Non mi piace per nulla il fatto che spostandomi sembra quasi che lo smartphone perda il fuoco sul soggetto. Proviamo a fare una breve camminata per testare un pochettino la stabilizzazione, che qui vista dallo smartphone non sembra affatto male. Quello che sentite poi ovviamente è l'audio che registra appunto direttamente il microfono dello smartphone. Testiamo al volo l'HDR con anche possibilità di zoom durante la ripresa. Non è il massimo, ma comunque c'è la possibilità anche di andare a zoomare. Questo è un controluce e torniamo adesso a favore di luce. La stessa qualità possiamo ottenerla poi dalla fotocamera anteriore, sempre 1080p 30fps. A vedere così la registrazione non mi sembra un granché, veramente i colori sembrano molto impastati. Abbiamo sicuramente visto dei video migliori su altri prodotti della stessa fascia di prezzo. Proviamo a fare un giretto così molto veloce, i colori non virano, vediamo se riusciamo a fare un controluce. Non è male, ma i colori sembrano un po' troppo impastati. Sappiamo bene che Xiaomi, Redmi, insomma, l'avete capito, ormai è la stessa azienda, sono solite ad aggiornare poi i loro prodotti e ad andare così a colmare quelle lacune che effettivamente ci sono nel momento in cui i prodotti vengono lanciati sul mercato. Ecco, per quanto riguarda il comparto video, spero veramente che vengano risolti questi problemi, spero che questo comparto video venga migliorato, perché così allo stato attuale non raggiunge nemmeno la sufficienza secondo me. Ormai lo sapete, se seguite le nostre recensioni vi consigliamo come sempre di andare qua sotto in descrizione per leggervi anche la recensione scritta, la recensione completa, perché sicuramente è molto più approfondita rispetto a questo video. Però fatta questa piccola premessa, posso parlarvi della batteria, che secondo me è veramente il punto di forza di questo smartphone, ben 5020 mAh. Lo sapete, non vi dirò le ore di schermo acceso che ho fatto, ma i 2 giorni di autonomia li coprite senza alcun tipo di problema. La giornata stress lavorativa durante il periodo di test l'ho sempre chiusa con almeno il 50% di autonomia. Quindi, facendo 2 calcoli, 2 giorni pieni vanno sicuramente a favore di questa batteria. Ovviamente una batteria così grande rende lo smartphone un po' ingombrante, abbastanza pesante, ma secondo me è un prezzo che possiamo pagare senza troppi problemi. Redmi Note 9 costa 199€ su Amazon. Date le vendite, è stato anche caratterizzato come Amazon Choice, come prodotto Amazon Choice. È ovvio, lo sappiamo bene, Xiaomi lavora in maniera egregia su questi prodotti medio gamma. Però secondo me deve guardarsi un pochettino le spalle, perché come ho ripetuto più e più volte nel corso di questa recensione, a 199€, 229€ si iniziano a trovare dei prodotti veramente, veramente interessanti. E mi dispiace dirlo, per certi comparti nettamente superiori a questo Redmi Note 9. C'è anche una versione un pochettino più potente di questo smartphone, ovvero quella con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che dovrebbe aggirarsi appunto sulle 230€. Probabilmente è quella che andrei a consigliarvi nel caso in cui voleste acquistare proprio questo smartphone targato Redmi. Ragazzi, per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like per supportare il mio lavoro. Ovviamente sotto in descrizione trovate il link alla recensione completa, che vi invito come sempre a leggere perché può essere molto importante. Detto ciò, condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella così non vi perdete tutte le prossime recensioni. E io sono Luca Crocco e per Tech è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao!